Allora, noi siamo un numero limitato adesso, ma fra un po' dovremmo essere 10 volte di più, poi 100, poi 1000 volte, perché dipende in gran parte da noi, se diffondiamo quello che sta succedendo qua. E quello che sta succedendo nelle piazze è un esempio per tutti, perché sono luoghi di cooperazione, condivisione, fratellanza. In altre parole, il popolo oggi è molto, molto, molto più avanti della classe dei suoi dirigenti. Cioè, un portuale oggi ne sa più, 10 volte di più di un professore di diritto costituzionale. Perché il diritto costituzionale oggi non è nelle università, è nelle piazze. Però c'è un piccolo problema, che c'è anche qui a Genova. Le piazze tendono poi a dividersi in frammenti, i movimenti, le piccole associazioni. Si dividono perché? Perché il neoliberismo è una forma della mente che tende a dividere tutto, anche noi. Quindi non dovremmo cadere in questa trappola. È difficile però, perché la nostra mente è formata ormai da questi qui che ci comandano. Allora vi do una buona notizia. Ho cercato di mettere, cioè ho messo su YouTube delle pratiche evolutive di crescita personale che sono semplici, alla portata di tutti, e per chi le vuole seguire quelle sono una facilitazione a capire, in modo che se ci troviamo tra di noi e comincia ad esserci un diverbio, una visione diversa, dovremmo fermarci e dire attenzione, perché qui in mezzo a noi ci sono i nostri nemici, guai a dividersi, dobbiamo unire tutte le forze. Noi siamo qui per questo. Io anch'io come sono, devo ringraziare le forze dell'ordine che fanno il loro lavoro, e il loro lavoro è fondamentalmente quello di applicare le leggi, quelle costituzionali, non quelle non costituzionali, non quelle contro la Costituzione. Oggi all'università si insegna l'opposto della Costituzione, si insegna a violarla. I magistrati vengono educati da facoltà di giurisprudenza in cui non ci sono se non neoliberismi. Nella facoltà di Genova c'è una sola persona che non è neoliberista, ed è Paolo Becchi, così lo conoscete tutti. Ce n'è uno. Tutti gli altri sono neoliberisti. Lo stesso vale nell'università, nella facoltà di economia, di scienze politiche. Quindi i nostri ragazzi, i nostri giovani che escono formati da queste università sono pronti a distruggere ancora di più la Costituzione, cioè a distruggere il bene comune per il quale noi stiamo lottando qua. Oggi chi lotta per la Costituzione è in piazza, non è nelle università. Nelle università è l'opposto. Ora vi vengo a dire una cosa, perché sto cercando di lavorare nel modo più semplice e diffondibile sull'evoluzione della coscienza, perché l'evoluzione della coscienza pone fine alla propensione al conflitto. Noi dobbiamo sciogliere i conflitti attraverso un'evoluzione della nostra coscienza. Il fatto che siamo qui indica
che la nostra coscienza è più in alto di quella di chi ci governa e di quelli, di tutti gli scagnozzi, di tutti quei pagliacci e di tutti quei buffoni che gli stanno dietro. Anch'io all'università ci sono stato per tanti anni, li conosco bene, so che cosa pensano, so quale modo di ragionare, è un modo di ragionare che non è, se fossero onesti sarebbero qua, tutte le università sarebbero qua, tutti i ragazzi sarebbero qua, invece stanno nelle loro stanzette, nei palazzi dell'università, pagati da chi? Dal popolo, da voi, aumentano le tasse, bene. Ecco dove vanno a finire i soldi, tra l'altro, in coloro che cercano di distruggere la Costituzione anziché attuarla. Va bene, detto questo, accenno che ho l'onore che le forze dell'ordine che hanno creato un'associazione che si chiama OSA Italia, mi hanno voluto presidente onorario, quindi io sono onorato di poter essere parte di coloro che sono dissidenti. Oggi essere dissidenti è un dovere costituzionale previsto dall'articolo 52 che dice: che è sacro dovere dei cittadini difendere la patria. La patria cosa vuol dire? Vuol dire anche la Costituzione, che è l'anima del popolo italiano, che è frutto di una primavera della storia, la resistenza contro il nazifascismo. Oggi vengono accusate di fascismo le piazze, mentre i fascisti, i nazisti, sono loro. Il primo presidente della Commissione europea, non quella di adesso, prima che ci fossero i trattati attuali europei, dal 57 al 66, si chiamava Walter Hallstein. Chi lo conosce? Nessuno. Andate all'università a chiedere chi è Walter Hallstein? Nessuno lo conosce. Bene, Walter Hallstein era il presidente dell'Associazione dei giuristi nazisti. Dei giuristi nazisti, cioè di coloro che nella Germania nazista difendevano la legislazione nazista. Walter Hallstein non è passato al tribunale di Norimberga, è stato protetto e nascosto e dopo è tornato fuori ed ha diretto, appunto, è stato presidente della prima Commissione europea, rinnovato per 10 anni, 5 più 5, e insieme a lui altri giuristi del periodo nazista lo hanno aiutato a costruire i trattati europei sui quali si discute oggi ancora. Ma che c'è da discutere? Basta saperne l'origine. I trattati europei, se li leggete, nella prima parte sono una fotocopia del Vangelo. Non c'è niente di più elevato dei trattati europei. Ma saperli leggere vuol dire andare a cercare nei trattati europei le pillole avvelenate, come l'articolo 3, dove si dice che l'Europa definisce un mercato sociale basato sulla forte competizione. Ora, per chi conosce l'economia, la forte competizione significa che i più forti schiacciano i più deboli. Che cosa sta succedendo oggi? Dappertutto nel mondo è quello, quello è il neoliberismo. I più forti schiacciano i più deboli. La Costituzione è l'opposto. Nella Costituzione
vale il principio di solidarietà politica, economica e sociale, è un dovere inderogabile. La Costituzione si basa su principi opposti a quelli del neoliberismo. I costituenti sapevano bene che il liberismo era stato la causa della prima, della seconda guerra mondiale e dei totalitarismi del Novecento. E quindi nel loro lavoro hanno cercato di creare una carta costituzionale che ci proteggesse da quel mostro, il mostro liberista che ha portato a quante milioni di morti nel Novecento, è di nuovo al governo. Ecco perché ci troviamo in questa situazione. Ma questi giornalisti non ve lo dicono. Nelle università non vi viene detto. Noi ve lo diciamo, ma non perché ce lo siamo inventato, perché abbiamo studiato, perché abbiamo visto i documenti. Io ho imparato questa origine nazista dell'Unione Europea e di Big Pharma. Big Pharma ha lì la sua origine. C'era un G.G. Farben, che era una grossa fabbrica chimica e quindi anche che lavorava anche nel campo farmaceutico, che stava vicino al campo di Auschwitz. Vi piace il campo di Auschwitz? Ci volete andare? È lì che vogliamo andare? Ebbene, è lì che finiamo. La G.G. Farben era formata dalla BASF, dalla Bayer e da altre associazioni, società che non ricordo in questo momento. I lavoratori li prendeva dal campo di concentramento e dal campo di concentramento prendeva anche persone umane per fare gli esperimenti di medicina nazista. Ecco perché abbiamo delle multinazionali del farmaco che hanno le loro radici lì. Queste cose le conoscete, le sapete? No, un pochino. Ecco, bene, allora il nostro compito di quella squadra con cui ci incontriamo fra poco a Roma, Sacrofano, fare un documento in cui tutti firmiamo queste cose. Dobbiamo uscire dall'individualismo che ogni intellettuale dice la sua. Basta, il popolo deve sapere la verità. La nostra è una rivoluzione dell'anima, una rivoluzione dello spirito, pacifica, ispirata al pensiero gandhiano. Siamo pacifici e allegri, ma vogliamo vincere questa battaglia perché loro ci stanno opprimendo. Il futuro che ci aspetta è il transumanesimo, cioè non siamo più esseri umani, siamo metà esseri umani e metà macchine guidabili dall'esterno. Anche di queste cose dovete essere informati tutti. Dobbiamo creare un movimento pacifico, allegro, ma molto molto informato. Il popolo queste cose le deve sapere bene. Per questo creeremo un documento, faremo in modo che questi intellettuali si sostengano l'un l'altro, in modo che diciamo queste cose a tutti voi. Una volta che le sapete, non avete più dubbi su ciò che c'è da fare. Queste persone che stanno a Roma a governare devono essere mandate a casa, transitando per una clinica psichiatrica. Perché chi ci governa è in primo luogo un malato di mente, perché solo un malato di mente può fare cose così. Perché vi dico che è un malato di mente? Perché un essere umano che non si fa scrupoli di creare un disastro economico e sanitario come questo vuol dire che non ha più empatia. E quindi dal punto di vista dell'evoluzione delle specie, più indietro di una scimmia.
Quindi in queste cliniche dove risiederanno ci dovranno essere ottimi psichiatri, perché sono difficili da curare sti qua. Va bene, a Sacrofano ci riuniamo, sono 30 intellettuali, ci sono molte iscrizioni che stanno crescendo, diffondete questa cosa, perché Sacrofano, cioè Roma, è un appuntamento importantissimo, è come la presa della Bastiglia, cioè finalmente il quarto e il terzo stato si risvegliano. Ditelo tutti, il 12-14 novembre, cioè fra pochissimo, potete seguirlo tutti comodamente a casa vostra, chi può venire venga, chi non può venire ci mandi con un po' di forza, perché se non lo facciamo adesso sto sforzo, dopo ci troveremo, come ci ha detto Antonello, perché così è poco. Saremo strisciati, saremo per terra a strisciare, ringrazieremo. Grazie che mi lascia solo un paio di manette alle mani e non anche i piedi. Poi ci faranno leccare il pavimento dove ci ha pisciato un cane. E saremo ancora a ringraziare. Ora, nella storia, fra 50 anni, sembrerà impossibile che ci abbiano rincoglionito tutti in questo modo. Se fosse successo quello che accade oggi, 40-50 anni fa, ci sarebbero state 10 rivoluzioni francesi in Italia. Ma in questo vorrei elevare un ringraziamento ai giornalisti che ci hanno aiutato a non capire un cazzo. Il vostro mestiere è meraviglioso, riuscite a rincoglionire 60 milioni di persone come fosse niente, siete bravissimi, tranne quelli che invece fanno informazione, i quali però purtroppo sono perseguitati, non hanno un becco di un quattrino, riescono a sopravvivere facendo una fatica bestiale, perché questo sistema premia chi è stronzo, chi è cattivo, chi è un bastardo, chi è un malato di mente e punisce le persone brave, buone, gentili e care. Noi non vogliamo punire nessuno, sappiamo benissimo che la malattia mentale è una malattia mentale. Se uno è malato, bene. Lo curiamo però, non ce ne facciamo governare da questi. Quindi credo di avervi detto tutto. Allora, siccome ci sono state un po' di difficoltà qui, sono venuto 3 volte in piazza. La prima volta sembrava tutto unito, così dopodiché si scindono i gruppi in questo modo. Ma fate una promessa al popolo italiano, smettetela, fate qualunque cosa, fatevi benedire, andate dal prete. C'è Don Gallo, non c'è più, vabbè, comunque immaginate Don Gallo che vi dà una benedizione. Non sappiamo più come fare, se vi dividete voi, se noi ci dividiamo, basta, abbiamo chiuso. Ma noi qui possiamo vincere, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere. Basta. BioBlu, cercate di vedere, alla sera faccio un intervento ogni sera, poi da lì c'è rinvia, cerchiamo di tenerci uniti anche nei confronti delle TV libere che vengono tutte a Sacrofano, vengono tutte a Roma. Bene, io farei così, adesso vi saluto, ciao, arrivederci, grazie.